Ben ritrovati amici di Canale 78, quest'oggi in occasione della festa della liberazione del 25 aprile ci siamo concessi un piccolo giro a Castiglione del Lago, posto che eravamo già stati circa 2 anni fa, e avevo pubblicato delle immagini però non parlate, e qui appunto siamo nella parte vicino alla zona centrale di Castiglione del Lago, e come potete vedere siamo qua vicinissimi, anzi nelle rive del lago stesso. La mattinata è stata piuttosto caldo, ma anche tuttora è caldo, solo che in questo momento preciso da pochissimo è iniziato un po' a piovere, quindi sta piovendo, più che altro fa dei goccioloni, il cielo lo possiamo vedere un po' velato, nuvoloso. E però ciò non ci nasconde la bellezza del posto, comunque di ammirare ugualmente la bellezza di questo splendido paese che si trova nelle vicinanze di Perugia, quindi nella regione Umbria. Possiamo vedere qua lontano, anche se c'è un po' di foschia, le collinette che circondano il lago. Ed è bello appunto condividere in questo momento, vediamo anche la barca in lontananza, sono delle barche probabilmente che praticano l'attività della pesca sul lago. Qua è un'attività da pesca che è molto copre buona parte insieme al turismo dell'economia di questi paesi. Infatti ci troviamo nel lago Trasimeno, quindi il lago Trasimeno appunto nella regione Umbria, che in gran parte, nella sua quasi totale copertura della regione Umbria, solo una piccola parte si trova in Toscana, ma è comunque un raggio, penso che fuori di 3-4 km, non di più. Qua c'è un circolo di vela, qua dietro possiamo vedere un parco, una zona relax dove la gente sta passando questo giorno di festa, e il clima è piacevole, come dicevo è abbastanza caldo, saranno circa 20 gradi penso, non meno, però la foschia ne fa un po' da padrona. Qua possiamo vedere, come dicevo in precedenza, le collinette che infatti vanno a testimoniare un po' e che non ci sia, ecco, tutta questa splendida luce. Parte qua a destra invece ce n'è un poco più, e che dire, adesso vedete, questo è carino, vediamo il cane che sta facendo il bagno, non so se riuscite a vederlo, è andato a recuperare un bastone qua nel lago, il cane, solitamente no, ai cani piace di più l'acqua, ai gatti poco o niente, ma i cani si divertono. Vorrei un attimo con voi sentire l'acqua, se è abbastanza calda, chissà, vediamo un po'. Devo dire che è calda, è più calda qua l'acqua del lago che quella del mare. Comunque vale la pena veramente di dare un'occhiata, di scorgere un po'. Vediamo qua un'altra piccola barca a motore che si sta avvicinando alle rive. Del fiume, oddio, ancora non è proprio vicinissima. Comunque vale la pena, come ho detto, di riprendere questi momenti. Scusate, vediamo la barca. Ecco, aver ripreso questo paesaggio penso che comunque sia stato una bella cosa. Il cane riporta di nuovo il bastone. E quindi questi momenti di vita qua nella natura, quindi l'uomo a contatto con la natura, condivide la natura, ma non solo l'uomo, anche gli animali, possiamo vedere, è comunque una bella cosa da condividere. Grazie a tutti, amici e amiche di Canale 78, qualora riuscissi ad vedere altri posti che possono risultare interessanti, pubblicherò altri video. Grazie mille.